Gli imitatori che vedremo in questa video lezione sono tutti molto simili a Blizzard a livello di impostazioni ed organizzazione di rollout. Si differenziano per il loro metodo di utilizzo, per i preset e per piccolissime variazioni. Il Super Spray, ad esempio, ha qualche controllo in più sulla direzione del flusso all'interno dei Basic Parameters ed ha un rollout dedicato al controllo del Bubble Motion, che potremmo tradurre come effetto bollicine. Il Peak Loud è molto simile a livello di organizzazione al Super Spray. Ha il vantaggio che consente di rendere una geometria emettitore, quindi permette di generare particelle da una primitiva reale, oltre ad avere altre forme come vediamo in viewport. Il P-Array è molto interessante perché, oltre ad interagire solo con le geometrie, consente di realizzare effetti molto interessanti, specialmente in fase di elaborazione di detriti. Infatti, notiamo una particolare voce nel rollout Particle Type. Object Fragments.